Tutti con il telefonino, Tino, tutti con il telefonino. Tutti con il telefonino. A chi lo manda, signora? A chi lo manda? A chi lo manda? Ormai siamo tutti presi. Al suo marito. Ecco, che è successo? Ha fermato il traffico. Capito, a dire, mi tolgo la mascherina. Come vuole, come vuole, come vuole. Non si è capito, io abito qua all'undicesimo piano e all'improvviso ho visto questa macchina che prendeva fiamma. E sono andato a buttare la spazzatura, a un certo punto ho visto un fuoco assurdo e io e un altro ragazzo abbiamo bloccato tutto il traffico nel frattempo, sì. E la macchina intanto ha continuato a incendiarsi. Perché fin quando sono arrivati i vigili, ci hanno messo un po' di fuoco. È voluto tanto, però certo. Le dirò, io e un altro ragazzo molto in gamba di qua abbiamo bloccato tutto il traffico e abbiamo fatto in modo che la gente non venisse. Ci sono ancora le tracce della fuliggine, bravo, bravo, ha rischiato la sua incolumità per l'ho rischiato, però sono stato in lontananza, ovviamente. Stavo dicendo. Sì, ha rischiato l'incolumità. Fortunatamente quest'auto era parcheggiata già qui. E nessuno ha avuto danni. Sì. Una botta di... Veramente, perché c'era stato il rischio che si incendiassero anche le altre, invece no. No. No, bravo Tino. Quindi noi siamo Quinto Potere. Iscrivetevi a Quinto Potere. Perfetto. Ecco, e così lei si vedrà anche il suo eroico gesto su Quinto Potere. Tino, per la rubrica Povero a chi capita, segnaliamo da un lato purtroppo il ragazzo che guidava questa vecchia Mercedes. Era appena uscito a prendere i fiori, perché altrimenti poi il mazzo sarebbe stato diverso. E dall'altro lato invece dall'altro lato fortunato chi capita, perché le auto parcheggiate non hanno subito alcun danno. Viale Kennedy è stato un inferno di fuoco per qualche minuto. Sì. Il signor? Io sono il dottor Rugna Sabbia Francesco. Francesco. Il signor Rugna Sabbia Francesco è intervenuto prontamente insieme ad un altro ragazzo di buona volontà per bloccare il traffico. Tu eri in macchina quando sei ero in macchina. Ti sei accorto del fumo? Sono stato avvisato da un... Da un passante che c'era il fumo. Da un automobilista che ne ha passato e ha detto sta prendendo fuoco, e dal manico sono uscito. È evitato, immagino, subito. Ho chiamato subito, la prima cosa che ho fatto è chiamare il traffico. Meno male come andiamo. Ciao caro. E cogliamo l'occasione, caro Tino, per ringraziare ancora una volta i nostri validissimi vigili del fuoco, sempre pronti a intervenire anche in questo caso. Hanno messo in sicurezza la macchina, la zona, tutto il resto, per poter consentire una normale circolazione. Adesso dovranno venire a Tino, rimuovere la macchina, e resta sempre la nostra celeberrima rubrica Povero a chi capita, perché dovesse capitare a te, Tino, tu cosa faresti? Mi sparo. Lo so, perché rimarremmo senza la macchina, perché io già non ce l'ho. Tu non l'avresti. Dove andremmo noi? Vabbè, per ora è solo per... Vuoi vedere che non recuperiamo un video di questa cosa nell'era in cui stanno tutti là col telefonino? Il telefonino. Vabbè, questo però ci fa gioco, perché avremo sicuramente, ne siamo certi, un video dell'accaduto. Vi faremo vedere come l'auto si è incendiata a un certo punto. Mo sotto casa. Deve essere onesto con me, mi dica la verità. Perché? È molto meglio di guardare un cantiere. In che senso? È vero o non è vero, Tino? Devo dire. È vero o non è vero, Tino? Sicuro. Dico, piuttosto... Di adrenalina, tra l'altro lui lavora, immagino, ancora. No. Ah, pensionato. Quindi immaginiamo che guardare una macchina incendiata sia molto meglio che sarà guardare un cantiere. Allora, ci sta quello, vigile del fuoco. E si è allarmato, come direbbero a Bergamo, io sono di Milano. Nonostante il CSC di Milano,